Buongiorno e bentornati al mio canale. Dato che oggi è sabato e piove, invece di prendere la moto e sono qui sul garage a fare le cose, mi sono detto facciamo un video sulle borse laterali delle moto. Allora, sono utili, non sono utili, vanno prese, non vanno prese. Innanzitutto il primo fattore è un fattore estetico, cioè ci sono moto che stanno bene e ci sono moto che non ci stanno bene. Naturalmente le Maxi Enduro sono moto che stanno bene, ma d'altronde è anche una questione di gusti, non a tutti piacciono e non si trovano sempre la moto, per la moto adatti per la moto, e quindi è una questione soggettiva. Io l'ho trovato, sono fatti apposta per la 1200, ecco, 1200 GS, e sono utili. Ci stanno molto bene, il design è fatto apposta proprio che ricarica quello del paramotore, e sono piccoli, hanno il difetto che sono molto piccoli, cioè hanno pochissima capienza, però io sono riuscito a metterci da una parte, qui c'ho la pompetta, quella che si ha per caricare per gonfiare le gomme, che si attacca alla batteria e rigonfia le gomme. Dall'altra parte c'ho una pinza per togliere l'eventuale chiodo. E c'ho la trousse, quella del pronto intervento, perché è obbligatoria se è un paese come la Francia, e poi il resto dell'attrezzatura per riparare la gomma ce l'ho qui sul cassettino. Però ecco, le borse che ci sono oggi in vendita sono più grandicelle di queste, queste sono veramente piccole, e naturalmente ci può stare anche il gonfia-ripara, quello che io ho dietro. E che dire, poi sta ognuno di noi valutare se il caso o no. La spesa è minima, adesso le ho viste anche le altre moto sono sui 100 euro, mi sembra 80, vanno da 80 a 150. Secondo me sono molto utili, certo che dopo la moto non è che puoi lasciarla in giro così per la città, perché purtroppo sappiamo che è pieno di gente stronza che ci va a mettere le mani. Quindi ecco, per moto chi le usa come me, che non è che ci va in città, se le lascio fuori su un bar o qualche parte, insomma, in cui mi fermo, ma non sono posti in cui la gente ruba le cose. Ecco, il video è finito. Se vi è piaciuto, mettete un like, magari iscrivetevi, parleremo anche di altri accessori per la moto.